Buongiorno. Ricordiamo Francesco Pasinetti e Gianfrancesco Malipiero, due grandi veneziani che hanno pensato alla festa della salute. Pasinetti è stato uno dei cantori della Venezia, fra virgolette, in bianco e nero, la Venezia degli anni 30 e 40, perché è morto prematuramente nel 1949. E proprio nel dopoguerra, diventato produttore di se stesso, con degli amici veneziani aveva fondato un paio di società, ha pensato addirittura di drammaturgizzare un documentario dedicato alla festa della salute, perché in ciò che possiamo ritrovare e leggere rispetto a quello che è questo filmato, in realtà c'erano i monatti, c'era la ricerca di Sant'Ariano, il luogo dove venivano portate le ossa dei veneziani definitivamente, diciamo, dopo la peste, e non solo. E quindi poi c'era una grande festa, probabilmente con delle processioni che arrivavano alla chiesa. Perché dico avrebbero, dovrebbero, forse? Perché in realtà, cosa più unica che rara nella storia del cinema, ma non così rarissima come si può pensare, in realtà il giorno della salute non c'è più. Ha avuto addirittura due versioni, una più lunga, di 17 la prima e una un po' più corta, però la pellicola è andata definitivamente perduta, insieme a Città sull'acqua, che è un altro film sempre dedicato a Venezia, fatto sempre nel dopoguerra, e a Piazza Navona, che è l'unico documentario che lui ha dedicato a Roma, che era un po' la sua città di elezione, essendo diventato poi prima professore e poi il direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia. Il film addirittura era collegato ad un grande film di Alessandro Blasetti, Fabiola, ma malgrado questo, malgrado la figlia di Blasetti abbia tenuto in un deposito le copie dei film del padre e compagnia, ripeto, del film non c'è traccia. E quindi io ho dedicato una parte della mia vita a ricercare questi suoi film, la gran parte li ho trovati, questi tre continuo onestamente a cercarli, però contemporaneamente quello che io ho ricevuto dalla vedova Loredana Balboni e dal fratello Pier Maria è la parte sopravvissuta ad un incendio veneziano e alla distruzione della casa di Roma, cioè soprattutto le fotografie, ciò che resta di questa parte fotografica, perché Pasinetti, mentre girava il film, scattava anche le foto facendo delle foto di scena. E quindi ecco che all'interno di questo materiale, di ogni, quasi di ogni filmato, c'è qualcosa, e in particolare proprio della festa della salute. Per la festa della salute Pasinetti aveva cercato un amico, una persona più anziana con la quale aveva già creato dei rapporti professionali, realizzando delle regie di teatro per due opere liriche, Gianfrancesco Malipiero, e Malipiero ha scritto la partitura di questo film, che non ha identificato con il nome del documentario, ma l'ha semplicemente intitolato Venezia. Giovanni Morelli, grande storico e non solo critico musicale, eccetera, professore a Ca' Foscari e responsabile diciamo, dell'archivio musicale della Fondazione Cini, ha ottenuto dalla famiglia del cartaceo da conservare e rendere pubblico, e in mezzo a questi materiali ha trovato una partitura chiamata Venezia che durava 17 minuti. E quindi è stato quasi automatico pensare all'epoca che doveva essere la colonna sonora del film. Poi ci sono un paio di lettere che si sono scambiati, eccetera, eccetera, quindi è stato relativamente semplice identificarlo. Nel 2013 io ho avuto dalla Regione Veneto un fondo con un comitato ad hoc creato, e all'interno di questo comitato dovevamo celebrare il centenario della nascita di Francesco Pasinetti, e con Massimo Contiero, allora direttore del Conservatorio Benedetto Marcello, abbiamo pensato che sarebbe stato bellissimo recuperare questo pezzo musicale, che fino a quel momento era rimasto inedito, salvo l'uscita nelle sale cinematografiche del filmato, e fare in modo appunto che potesse rivivere. E così con il Teatro La Fenice, con la parte educativa collegata soprattutto ai ragazzi delle scuole che la Fenice al Malibran creava ogni anno con un omaggio a un compositore importante, ecco che nel 2012 è stato creato uno spettacolo partendo dalle foto di lavorazione che io avevo e che sono state mandate in dissolvenza incrociata a commentare
la parte musicale che è stata riorchestrata a cura del Conservatorio Benedetto Marcello e con un'orchestra formata da elementi che venivano da tutto il Veneto, perché è una grossa orchestra. Mentre la parte successiva dello spettacolo, per avere una durata più corretta, in realtà è una parte dell'Orfeide, che è l'opera che Pasinetti aveva realizzato come scenografo e regista nel 1934, sempre qui alla Fenice, come giovane esordiente anche regista lirico. Ecco, io credo che queste siano le informazioni fondamentali da dare sul fatto dell'assenza del film, mentre nella presenza della musica credo che più che il sovrintendente della Fenice non possa dire. Questa, trovo questa storia del ritrovamento e dell'inseguimento anche, perché attorno a Malipiero in modo particolare ci sono stati diversi inseguimenti che si sono fatti su Malipiero e su molti suoi allievi, e in questo devo dire l'unità di lavoro di Giovanni finché c'era e adesso sta continuando come se ci fosse ancora, nella ricerca proprio di tutte queste connessioni date dalla storia, per ritrovare dei documenti che alle volte insomma magari si trovano a pochi metri da noi ma non sappiamo esattamente dove si trovano. E noi abbiamo proprio al Conservatorio quell'anno, proprio fu un'idea di Massimo Contiero, che era il direttore del Conservatorio in quel momento, che aveva fatto riorchestrare questa musica, quella di per quell'anno, nella collaborazione fra il Conservatorio Benedetto Marcello e la Fenice, il titolo fosse Le sette canzoni di Malipiero. Ancora adesso ogni anno con il Conservatorio facciamo un'opera, quest'anno purtroppo l'abbiamo dovuta sospendere nel 2020, la riprenderemo nel 2021, e un'opera nella quale selezioniamo, per la cui messa in scena, selezioniamo i cantanti fra gli studenti di canto del Conservatorio e poi dopo, a seconda del repertorio, il Conservatorio provvede a formare l'orchestra. E devo dire l'originalità della musica di Malipiero nel rendere l'immagine di Venezia è qualcosa di veramente, veramente straordinario. Malipiero è un compositore che secondo me non ha mai avuto la considerazione che meriterebbe, perché era un uomo attentissimo a tutto quello che succede nel mondo, aveva degli allievi, tra i quali ne cito uno solo, visto che quest'anno occorrerebbero i 100 anni della sua nascita, che è Bruno Maderna, e ad esempio anche il ritrovamento del Requiem di Bruno Maderna, che noi abbiamo fatto nel 2008 o 2009 qui alla Fenice in prima mondiale, perché era una cosa che lui aveva scritto negli ultimi due anni di guerra, quando aveva poco più di 20 anni, nascosto con i partigiani, aveva composto questo Requiem, e questo Requiem di fatto poi andò perduto per sempre, perché con la prima Biennale Musica nel 1946 venne Virgil Thompson, grande compositore, promotore di musica, critico americano, alla Biennale, incontrò questo giovane compositore che gli fece vedere lo spartito, gli ha detto ma devi orchestrarlo, mandamene subito una copia perché la facciamo in America questa cosa qua. Lui manda in America una partitura ben scritta, poi però, siccome era una cosa molto difficile, anche i cori protestanti americani abituati a leggere la musica di Bach facevano fatica a impararla, non è mai riuscito a trovare un coro che la volesse studiare, e l'ultimo maestro del coro a cui era stato mandato si era tenuto la partitura. Quando questo maestro del coro muore, lascia tutta la sua biblioteca a un liceo vicino a casa sua. A tutta questa ricerca si è potuta fare per un trafiletto sul Gazzettino di una cosa che aveva detto proprio Malipiero,
poco prima di morire, alla fine degli anni 60, disse che c'era questo giovane che aveva fatto sto pezzo, insomma, e quindi si riuscì a mettersi sulla ricerca, no? sulle tracce di questa cosa, grazie comunque ad una cosa che aveva detto Malipiero, che ovviamente sapeva tutto quello che succedeva qua. E, ad esempio, mi sono imbattuto recentemente un amico collezionista di manoscritti, in un'asta a Londra, ha comprato un po' di roba, mi fa: ma guarda, dice, perché qui si parla anche di Venezia, e vedo una lettera a firma di Malipiero del 1953, che scrive al boss di Casa Ricordi a Milano, raccomandandogli un giovane direttore e musicista e compositore che era passato americano, che era passato da Venezia, l'aveva conosciuto e ne aveva potuto apprezzare il talento, era rimasto sorpreso dalla genialità di questo ragazzo. Allora, leggo tutto fino in fondo e scrive: è americano, si chiama Lorin Maazel. Quindi il primo, se pensate, Lorin Maazel, che cos'è stato in un senso globale, non solo per Venezia o per la Scala o per l'Italia, ma Lorin Maazel, insomma, sappiamo chi è stato, il direttore della New York Philharmonic, insomma. Quest'uomo, la prima promozione che ha avuto in Italia è stata proprio ad opera di Gianfrancesco Malipiero. E devo dire che quando abbiamo fatto anche altre composizioni di Malipiero in sinfonica, insomma, devo dire, è veramente un compositore nel quale ritrovi proprio, sembra un po' una contraddizione, ma ci ritrovi il sapore del silenzio di Venezia nella musica, che è tutt'altro che silenziosa, perché è molto spettacolare e molto originale. Quindi mi congratulo con tutto questo lavoro che è stato fatto. Grazie, io direi che stiamo parlando da un lato di disgrazie e dall'altra di miracoli. E così va il mondo. E così va il mondo, in particolare quest'anno, certo. E quindi che il giorno della salute sia di buon auspicio per la salute tutti. E per la nostra salute e di tutti quelli che ci stanno ascoltando. E di tutti noi. Grazie davvero. Grazie a te. Thank you.